19.02 minuti di questo quarto giorno del mese di febbraio 2021. Qui a Radio 6, 98 e 100 in modulazione di frequenza. Siamo collegati in diretta anche su Città Celeste TV, canale 85 del digitale terrestre, anche sul canale YouTube di Città Celeste. Un saluto a tutti coloro che ci stanno guardando in questo momento. Colgo l'occasione per ricordare che anche Radio 6 è dotata di uno splendido canale YouTube che praticamente va in onda praticamente 24 ore al giorno. Noi siamo quelli della libertà, io sono Stefano Benedetti, buonasera Federico Terenzi. Buonasera a tutti, pronti e carichi, eccoci! E diamo la buonasera anche a Pierluigi Felli del Lazio Club Latina. Ciao Pierluigi, come stai? Buonasera, grazie a voi. Ciao, bene. Pierluigi, benvenuto. Allora Pierluigi, grazie, questa mattina... Lazio Clan. Non ho capito. Lazio Clan. Ah, Lazio Clan Latina, perfetto. Allora, noi questa mattina abbiamo letto, insomma, vi siete un po' risentiti di alcune frasi, diciamo così, scritte su un libro praticamente di Pupi Avati. Quindi volevamo capire, intanto, fai un po' il giornalista, Pierluigi, vai, dici che cosa intanto è successo, indipendentemente dal vostro stato d'animo. Sì, è successo che io, vabbè, sono un appassionato dei film di Pupi Avati e ho scoperto anche i suoi romanzi, per cui come ho letto il primo ho comprato anche il secondo. Nel corpo di questo secondo... Ricordiamo che il primo è Il Signor Diavolo, il secondo è L'Archivio del Diavolo. Sì, in realtà è il secondo e il terzo, perché poi ne aveva scritto un altro prima, però diciamo okay. di genere gotico... horror forse, anche comunque sul soprannaturale, ci sono questi due collegati. Nel secondo lo scrittore mette in bocca a due uscieri del ministero per definire una persona laziale di merda, e poi dopo qualche riga lo definiscono come uno che ha fallito una missione a Venezia e non ci ha capito un cazzo, e l'altro dice: ti crede, è laziale, come dice, che può essere che ci, certo, capisce se è laziale. Perfetto, perfetto. Perché questa è la cronaca. Questa è la cronaca. Allora, aspetta Pierluigi, facciamo le cose fatte bene. Questa è la cronaca, per amore sempre di cronaca e di verità, dobbiamo dire che il signor Pupi Avati ha già fatto arrivare al Corriere dello Sport una lettera con le scuse nei confronti dei tifosi della Lazio, però meglio di lui nessuno ci può raccontare il contenuto di questa lettera, e quindi noi diamo la buonasera al signor Pupi Avati qui a Radio 6 a Città Celeste TV. Buonasera. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi, a tutti. Come va? Buonasera. Come va? No, ma mi dispiace, perché è evidente che è un incidente di percorso che sicuramente non mi aspettavo e non era previsto. Io ho cercato, adesso non è per giustificarmi, però è giusto anche che lo faccia nei riguardi dei tifosi razziali che naturalmente si sono sentiti urtati nella loro suscettibilità e nella sintesi del signore che ha raccontato un po' il mio romanzo. Probabilmente ha omesso dal dire che queste persone, quelli che dicevano, attribuivano questi epiteti negativi a questo personaggio, erano delle persone estremamente scadenti, mentre invece questo personaggio, questo Furio Momentè, in realtà poi è il protagonista del mio primo, secondo e sarà anche il protagonista del terzo episodio, del terzo romanzo. Quindi un personaggio estremamente negativo, quindi il fatto che sia laziale non è certamente una questione negativa. Comunque bisognerebbe aver letto l'intero libro e capisco come possa aver ferito magari essersi soffermato solo su quelle frasi. Comunque io ho scritto immediatamente sia al presidente Lotito che ai giornali che avevano raccolto questa notizia. Se volete vi leggo la lettera. Vai, certo, prego, prego. Siamo qui. Lo faccio o no? Non ho certo, capito. Sì, assolutamente, prego, prego. Sì. Fa parte. Illustre caro Presidente Lotito, sul giornale di oggi leggo con estremo rammarico come due brevi battute tratte dal mio romanzo L'Archivio del Diavolo siano state considerate offensive nei riguardi della tifoseria laziale. Non era certamente nel mio intento ferire nessuno, tantomeno i tifosi di una delle squadre che sia per ragioni familiari
i miei figli tifano Lazio da sempre, che per ragioni affettive sono amico di Pippo Inzaghi e di conseguenza grande stimatore di Simone da anni, considero una delle autentiche realtà ormai indiscutibili del nostro calcio. Con quello scambio di battute fra i guardiani notturni del Ministero di Grazia e Giustizia, scena fra l'altro ambientata nei remoti anni 50, ho inteso dare verosimiglianza a un'interlocuzione corrente, salace e corrosiva, che tuttora si può dire in qualsivoglia contesto della capitale. Probabilmente ho sbagliato e me ne scuso davvero con lei e con tutti i suoi tifosi nel non aver considerato che con quel paio di brevi battute avrei urtato la sensibilità dei tanti seguaci della Lazio. In attesa dei nuovi gol del grande Ciro Immobile vi saluto con amicizia. Pupi avanti. Beh, Pierluigi, io mi auguro. Sì. No, no, volevo chiedere a Pierluigi del Lazio Gran Latina se credo che possa bastare, no? O no? Ma sicuramente sì, non è questo il problema. Ma ci mancherebbe, non avrà. Il signore di Latina, io dovunque vada, ho cercato di rappresentare la quotidianità di questa città. Sì, infatti ho letto. Entro nei bar, nei miei uffici, nel mio ufficio, ci sono impiegati razziali e romanisti. E queste aggettivazioni sono ricorrenti, ma sono affettuose, non hanno sì, perché, cose, però Pupi, scusi, non hanno nessuna. Pupi, una cosa volevo dire una cosa. A parte, vabbè, io faccio comunicazione, faccio una comunicazione sulla Lazio tutti i giorni, eccetera, eccetera. Però non rappresento né i tifosi della Lazio, ma soltanto me stesso, perché per carità, lungi da me la voglia di essere capopopolo, che è proprio una cosa che non mi appartiene. Però perché c'è sta sempre la Lazio di mezzo su queste cose? Cioè, perché se uno deve dire... Lo chiedo a me, io la prima volta che mi trovo... Sì, sì, sono tutte prime volte, però è un sacco di persone diverse, però, capito? Cioè, forse... Questo non lo so, io non lo sapevo. Forse fa notizia sta cosa, capito? Che non lo so, non lo so che gusto allora, ci trovate. Se dipende... Scusi, signore, sì, mi dica, se lei... Se lei si riferisce a me, io le prometto sul cuore che mi è più caro che non dirò più la parola Lazio in tutta la mia vita. È veramente è diventata una cosa, l'incubo di oggi è stata una giornata che mi ha fatto scoprire che c'era un mondo di persone che si risentivano con una facilità estrema. Io capisco di aver peccato forse un po' di leggerezza, ma mi sembrava di riflettere una quotidianità, cioè avrei potuto dire la stessa cosa quel milanista. Bravo, però ha detto a Lazio, quello è il punto, capito? Cioè, quella è la domanda che mi faccio io. Probabilmente perché lei, essendo laziale, lo avverte di più. Magari i milanisti hanno lo stesso problema, sa? Non lo so, addirittura però... gli Juventus. Pensi a quello che viene detto della Juve in Italia, pensi. Beh, quello che viene detto della Juve in Italia è un po' diverso, perché comunque è una squadra che vince sempre, quindi voglio dire, a volte magari può diventare anche per certi versi antipatica, però la Lazio, insomma, comunque viene detto il genitore di ragazzi che sono laziali, in casa mia siamo, io no perché sono milanista, ma in casa mia sono tutti laziali, quindi già in casa mia avrei dei problemi a doverlo ripetere. Comunque, se volete, io vi prometto e vi giuri che non dirò mai più la parola. Non è questo. Lei è un dire grande. Io qualcosa? Lei, per lui, giù un secondo. Due anni mi rassegno anche questo atto di umiltà. Guardi, Pupi. Pur di essere restituito alla pace. Guardi, Pupi, le posso garantire. Mi ha molto turbato, le posso garantire, e non è una cosa che faccio perché lei è presente o per piaggeria, che lei rappresenta una delle grandi eccellenze del nostro paese. Assolutamente. Quindi noi stiamo parlando di queste sciocchezze, insomma. No, in questo caso no. Che per noi non sono sciocchezze. Assolutamente. Però insomma, lei è un grande regista, un grande scrittore. Voglio dire, io lo so con chi sto parlando, non pensi che non lo sappia. Però è proprio perché lei è un grande personaggio. Mi meraviglia il fatto che, insomma, non ci abbia pensato prima, vabbè, ecco, questo tutto qua. No, non ci ho pensato, mi è uscita così, come
Perché detto magari, altro, come ha avrei detto potuto lei, vivendo la dire. quotidianità fra Lazio e Roma nel suo ufficio, magari pensando a quello le è uscita fuori questa cosa, È una ecco. costante, lei dovunque va, non so dove abitate voi, ma io che E noi pure abito a abitiamo Roma a Roma. centro, Noi a Roma dovunque entro, Nord. sento sempre la laziale, la romanista, oh, c'è sempre È vero. è tutto E così, poi è lei non è tutto proprio così. tipicamente romano, No, di parliamoci. Bologna, di Io sono Bologna, vero? bolognese, io Apposta. sono bolognese, Apposta, io apposta. sono di una squadra Allora, che perché un perde bolognese sempre. che tifa Milan? Ma perché non ha scritto qualcosa sul Bologna o sul Milan? Ma perché secondo lei i guardiani notturni del Ministero di Grazia e Giustizia parlano del Bologna? Vabbè, del Milan sì, però. Tant'è che pure lei è milanista e vive a Bologna, è Ma nata a io Bologna. sono un'eccezione, a Roma si Vabbè, parla di allora Lazio, di Roma, grazie a Dio, hai vinto in trasferta, caro Pupi. Hai vinto in trasferta. Hai vinto in trasferta con questa cosa che hai detto. Cioè, hai vinto. Allora va bene, allora la prossima partita Lazio-Milan qui all'Olimpico e l'avete col presidente Lodito allora. Pierluigi, stavi Vabbè, dicendo ecco, io qualcosa? vedo. Sì, io volevo dire solo una cosa al signor Avati, se me lo permette. Certo, va. Salve. Allora, volevo fare innanzitutto una piccola premessa. Io la seguo dai tempi di La Casa delle Finestre che Ridono, di Zeder, dell'Arcano Incantatore. Ho letto i suoi due romanzi. Quindi forse ne sono rimasto male proprio perché avevo una considerazione, no? Che chiaramente dal punto di vista artistico rimane. Io avevo fatto una critica scritta che mi è sembrata estremamente garbata, cioè niente di semplicemente Ma di io una l'ho critica. accettata, ma l'ho L'ha accettata, se accettata, lo sono so, qua a infatti la rispondervi. cosa qui, e qui ovviamente si chiude. Io volevo far solo notare questo in generale, nel particolare, anzi non in generale, e cioè che mi è sembrata semplicemente una cosa ininfluente in rapporto alla trama, cioè quella famosa pagina incriminata, chiamiamola così, poteva anche non esserci e il libro sarebbe, la storia del romanzo sarebbe scorsa nella stessa Ma identica lei ha maniera. perfettamente Mi è ragione, è sembrata un po' evidente che è forzata, totalmente. un inserimento, si poteva, per essere purtroppo, dobbiamo ripetere la brutta parola, si poteva dire semplicemente per far capire chi era Furio Momentè. È una merda, è una merda. Invece aggiungerci mi ha fatto pensare a quando uno per offendere aggiunge Agli occhi loro che negro sono oppure negro di romanisti, merda, fascista lei di li merda, conosce i comunista. romanisti? Li conosce i romanisti, sì. Sì. Immagino di sì, avrà degli amici Per romanisti. fortuna, Ecco, per agli occhi loro fortuna. un Per latinone fortuna no, però esistono, sono la comunque nostra li fortuna. conosco, sì. Comunque, io vi chiedo scusa, sono qua, ho scritto la lettera, ve l'ho letta, ho chiesto scusa. Benissimo, Ho perfetto, ci promesso che non mancherebbe. citerò mai più la Lazio. Ditemi Ma cosa no, che ma posso io. fare. No, Mi no, faccia, signor lo sai che Avati, deve fare, assolutamente. signor Avati? Glielo dico io che deve Benissimo. fare. Io Lei. però quello che le chiedevo, Dopo invece glielo di dico non io. dire più la parola Lazio, sarebbe il caso che magari questa scenetta nel film non venisse inserita, insomma. Era questa magari la Ma si promessa. figuri se la inserisco, dopo le figure di ieri, si Dopo figuri sta se la giornata, inserisco. vedo che. Senta, però, signor Avati, una cosa le volevo Va bene. chiedere. Quello che è successo. Le volevo chiedere io una cosa, sono Stefano Benedetti. Prego. Le volevo chiedere una cosa. Quello che è successo nel 2000, non so se lei se lo ricorda, la vittoria No. dello scudetto della Lazio, no? Ah, certo. Ecco, questo scudetto che è stato vinto con 45 minuti, quant'erano? 45-5 minuti di. Commovente, Ma ci commovente. facciamo un Ma film? mi dice una cosa, ma perché non ci fa un film lei Facciamoci su un sta film, cosa? Bubi! Cioè, Sì, voglio facciamoci un dire. film. Ma no, ma non so scherzare, ma perché nessuno? Guardi che quella è una Senta, sceneggiatura. È una la sceneggiatura che interrompo. neanche il più grande sceneggiatore avrebbe potuto scrivere per come si è venuto a materializzare. Non sto Ma me lo scherzando. ricordo bene, me lo ricordo bene. Senta, io ho fatto un film sul calcio con Ugo Tognazzi che si chiama Ultimo Minuto. Sì, Voi grande forse non Tognazzi. eravate nati. È il film sul calcio considerato più bello che sia fatto in Italia. E Ugo Tognazzi faceva il manager di una squadra che andava a comprare le partite Ah, me lo e che ricordo doveva andare in Serie benissimo, B. bellissimo film, l'ho visto, sì. Ecco.
Quel film lì è andato talmente male, per cui ho pensato che fin sul calcio non ne potrò più fare in tutta la mia vita. Sì, però capito? questo è diverso, perché qua, a Vabbè, parte il sarà racconto di una diverso, storia vera. però i tifosi di calcio non vanno al cinema a vedere il calcio, vogliono vederlo vero No, e non beh, vogliono però. vederlo finto. Comunque, grazie per l'ospitalità, Stia viva la bene. Allora, Lazio! però aspetti. Io sono un grande tifoso di Immobile, mi piace da morire Ciro Immobile, proprio come personaggio, come essere umano, e anche Inzaghi. Senta, Quindi, però, come vedete... maestro, Pupi, Pupi Avati, volevo chiedere, ma lei mi ama ancora? Che film sarà? Perché so che doveva essere distribuito, è proprio imminente l'uscita su Sky. Che film Esce sarà? lunedì, lei mi parla ancora, non mi ama Lei ancora. mi parla ancora, scusi. È un film molto commovente, film su un matrimonio di 65 anni, è la storia della mamma del papà di Vittorio e Elisabetta Sgarbi. È tratto dal libro di memorie di questo dottore che ha perso la moglie dopo un matrimonio di 65 anni, con Renato Pozzetto che per la prima volta fa una parte drammatica. È molto commovente, molto riuscito, io sono molto contento. Bene, bene, Dall'8 bene. febbraio, vero? Benissimo, benissimo. Allora, molto affetto, viva la Lazio. Grazie, Grazie, figuratemi. grazie maestro, grazie Pupi Arrivederci, Avati, gentilissimo. ragazzi. Ringraziamo anche Pierluigi. T'ha convinto Pierluigi? Sì, no, ma non è che doveva convincere me. Il nucleo credo sia stato colto, Sì, cioè no. È è quello che... stata Ma... una cosa gratuita, Gratuita, messa lì, era quello che stavo forzata. cercando di dire io a Pupi Sì, è Avati, per quale gratuita e motivo? forzata, cioè nell'esigenza della trama non aveva nessun senso. È stata Certo. messa, l'ho capito, per errore, non pensava, perché lui dice che questa frase è molto comune a Roma. Io vivo a Latina e probabilmente da noi a Latina non lo è, perché io non ho mai sentito per me, solo quando litighi veramente con un altro tifoso, ma non come un qualcosa di ricorrente nei bar. No, Se io sono devo dire alla d'accordo. persona l'insulto, non mi No, viene da credo che metterci davanti l'aggettivo come lista. giusto sia proprio gratuito. Sì, è stata Però proprio va bene, gratuita. la cosa è... No, vabbè, Però ci mancherebbe. abbiamo fatto, dai, Chiusa così, ma ci si è mancherebbe, non chiarito tutto, siamo... dai. Ma al 100% è finito tutto. Però ci tenevo perché poi a un certo punto, come vogliamo dire, basta, no? Cioè... Sì, è proprio così. Grazie per Luigi Felli, grazie del Grazie Lazio Clan Pierluigi. Un Latina, Lazio abbraccio a Latina. tutti gli azionisti del Clan Grazie Latina.